come nasce il progetto di questa mostra al Santa Maria della Scala? Il progetto nasce perché sempre più abbiamo avuto negli ultimi anni una visibilità per quanto riguarda il nostro museo e le nostre visite guidate all'interno della struttura psichiatrica, per cui abbiamo deciso di fare, diciamo, un salto di qualità. Per noi è la prima volta che facciamo una mostra di questo livello, l'abbiamo fatta allestimenti però molto più modesti. E grazie anche alla sovrintendenza delle belle arti ci ha permesso di portare questo un distacco di grafito che non era mai stato possibile portare fuori. Ci siamo potuti permettere di chiedere a una struttura come Siena, grande come loro, se ci davano uno spazio espositivo, e ci hanno dato uno spazio veramente spettacolare. E così vorremmo un attimino portare a conoscenza, diciamo, della nostra piccola realtà volterrana e del mondo manicomiale, quest'anno tutto ricorre anche 40 anni della legge Basaglia. A maggior ragione per una struttura come l'ospedale psichiatrico di Volterra, che è stato sicuramente il più grande ospedale psichiatrico d'Italia, non tanto per dimensioni quanto anche per pazienti che ci sono stati all'interno. Poi noi abbiamo anche una fortuna, nella sfortuna abbiamo anche un paziente che è diventato una star molto più fuori dall'Italia che non in Italia, perché questi distacchi di grafito sono presenti quasi cioè in tanti musei europei, cosa invece in Italia è un po' uno sconosciuto. L'arte brut ora è tornata un po', diciamo, di moda, di voga, in voga, e allora abbiamo detto facciamo un tentativo, scendiamo dal nostro colle, dalla nostra collina dell'infamia, come chiamiamo noi, quella dove erano i reparti giudiziari, e entriamo in un centro più grosso e vediamo che reazione può avere. E per ora siamo veramente soddisfatti. E la mostra si articola quindi in due parti, la parte dedicata a quest'artista. Sì, diciamo, abbiamo voluto prima passare all'interno di cos'è una struttura psichiatrica, perché comunque se no rimane difficile concretizzare un po' questa persona, cos'era un ospedale psichiatrico, cos'era la psichiatria dagli inizi dell'ospedale psichiatrico Volterra 1900, per cui passato tanto tempo, i sistemi di cura erano completamente diversi, l'atteggiamento delle strutture sanitarie era diverso nei confronti dei malati, per cui per far capire chi erano i matti, tra virgolette, quali erano le persone, tipologie di persone andava a finire un manicomio, e quello poi che andiamo a spiegare anche nelle nostre visite guidate, nella nostra struttura, per poi arrivare all'evoluzione, diciamo, della cosa, cioè in tutta questa situazione è cresciuto Fernando. Ci è cresciuto, si è fatto le sue esperienze e ha prodotto questo grafito che, se non fosse stato per una questione di pura fortuna, perché era entrato, diciamo, in simpatia con quell'infermiere che lo stava guardando, noi non avremmo mai potuto sapere innanzitutto cosa aveva scritto, perché poi la traduzione l'ha fatta lui. Ha dato la chiave di lettura e da lì è esploso un mondo di pazzia, un mondo di visioni, di cose visionarie, però un mondo anche di una sensibilità estrema e di un recupero di valori che noi abbiamo piacere a portare.